L'aereo di Welcome on Board è decollato con i feuerwerk e sputare via, che era la prima nuova entrata. Nel frattempo sono anche partiti tutti i fans di Cassandra che ci stanno intasando. Ma non ne dubitavo assolutamente, anzi dico una cosa, Cassandra, più vicino al microfono. Sì, scusa. No, ma figurati. Chi non è abituato a fare radio ha sempre questo effetto elastico di andarsene indietro, esatto, e ritornare avanti indietro, che poi il problema è che la gente sente: ciao, come stai? Tutto bene? Sì, grazie. Questa cosa che eco. Sono persone che parlano a due valli. Diverse. Sì, esatto. Allora dicevamo, quando fai il maestrino ti odio, però lo sai. Mi riesce anche male, io di maestre poi sai che a scuola. No comment, ma che lasciamo stare, i nostri trascorsi scolastici era meglio evitarli. Senti, io direi, facciamo andare subito il nono posto e poi passiamo a parlare un po' con Cassandra, un po' delle sue ultime canzoni, di quello che sta facendo e via dicendo, ok? Infatti, cominciamo ad avvisare Marco che io queste cose non gliele dico a Cassandra. Salutiamo Marco che ci ha contattato in MSN. E non gliele diciamo, lei le legge, però sappi che le sta leggendo. Sì, sta leggendo, infatti saluto già Marco, Salvatore e Marianna. Salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento. E diciamo anche che se dalla Calabria tu vuoi sempre una chiamata dalla macchina. Assolutamente, vuoi? Io voglio sentire la nostra voce che esce dalla radio, sai quello, il famoso effetto ritorno? Questa è la. Ce la faremo. È una mia libidine. Ce la faremo. Allora, Matteo, mandiamo pure il nono posto. Loro sono un'altra nuova entrata, loro sono i Bluff. I Bluff con Bacia Me. Ma non ci penso proprio. Che schifo che mi fai. Lo sapevo. Non l'ho detto. Allora, abbiamo, come detto, passato alla decima posizione con i Feuerwerk e la nona con i Bluff. No, con i Bluff, con Bacia Me. Ti piace questo pezzo ska? Sì, carino, ma io so che con te vado a occhi chiusi. Sono stato lontano 2 settimane, già un po' ti odio perché mi hai fatto uscire vari pezzi musicali che a me piacevano, però insomma. Lo so che non è colpa tua. Salutiamo ancora il nostro amico Zibba che è uscito settimana scorsa. Per la terza volta. Ma non è colpa nostra. La gente, sai che da noi cose strane non ce ne sono. Chi vota sono loro che decidono e via. Allora, cara Cassandra, parlaci un attimino di quello che vuoi dire. Sei in diretta, c'hai tutti i tuoi fans che ti ascoltano. Noi ce ne andiamo, ok? Apri la porta che ce ne andiamo. Infatti noi salutiamo Marianna e Rosa. Ok, salutiamo Marianna, sei il solito erotomane. Si sono iscritte, le salutiamo. Sì, ma un uomo non lo saluti in diretta tu. Ho salutato Marco. Gli dai pure ragione, gli dai. Vabbè, adesso pure il Salvatore a salutare. Pure Salvatore. Perché sono bello, semplicemente per te. Sì, immagino. Allora, parlaci un attimo, ho visto che è uscito il tuo nuovo video di un anno fa. Nuovo e anche il primo video che si chiama Un anno fa, e Un anno fa è dentro il mio EP Goccia in mare aperto, è una canzone, diciamo, la più estiva. Il mio primo video è stato molto divertente girarlo, ecco, e si è concentrato molto su quello che ero io, perché comunque per chi non mi conosce, se vedeva un video che raccontava una storia di due innamorati non capiva chi era la cantante. Certo. Quindi adesso è su Music Box, è già primo in classifica, vai, è entrato due giorni fa. E poi adesso sicuramente faremo di tutto per farlo entrare anche da altre parti, insomma, in altre TV, speriamo. E in più, niente, sì, votano. Fuori onda hai detto una bellissima cosa, che a te piace anche questa realtà delle web radio, piccole radio appunto, che insomma sparano la tua canzone in giro per il mondo comunque. Infatti, anche perché comunque i primi sono proprio i cassandrini, no? A spedire mail di continuo a tutte le radio come voi. Io sono stata contentissima perché veramente ho visto che siete tutte persone molto umili, e quindi insomma ci fate sentire a casa nostra. Guarda, la cosa più importante, noi lo diciamo sempre, ma è un dato di fatto, noi a fare questa cosa noi facciamo altro lavoro, perché non siamo dei DJ professionisti, anzi mi viene da ridere a dire che siamo dei DJ, anche se è vero, perché il DJ è quello che parla e passa la musica, non siamo solo speaker. Noi abbiamo ospitato personaggi del calibro di Ettore Andenna qui, che ci ha praticamente, noi abbiamo fatto la puntata presamente in ginocchio, esatto, davanti a lui con in venerazione totale. Oppure abbiamo avuto il piacere di avere Giovanni Pollastri, che è il referente dei Police in Italia, gente di questo tipo. Però noi quello che ci mettiamo sempre e che lo facciamo è perché ci divertiamo. Certo. E se le persone che vengono con noi, che vengono nel nostro studio, fanno il programma con noi, si divertono con noi, per me è il 100% esatto. Del programma. Poi se ci ascoltano anche, tanto di due guadagnati. Io poi in radio mi incanto un po' perché mi piace molto quando magari parlate
parlate di musica, parlate tra di voi, fate le battute a tempo di radio, io mi incanto, infatti a volte mi perdo, mi chiedono le cose, io no, aspetta. Ma sai cos'è? Più che a tempo di radio, io e il socio dall'altra parte, ci conosciamo da 24 anni. Beh, infatti, c'è feeling. Quando io ero per fare sempre capire a tutti che siamo vecchi. Cioè, ma no, ma no, perché l'importante è essere giovani dentro. Poi mi spiace ricordarti quando io ero primo della classe e tu venivi da me, e tu venivi da me a copiare. Cosa ridi? Tornando via, arrivederci a tutti, grazie. Perché non copiavi? Vabbè, sì, copiavi, sbagliato, ma copiavi. Copiavo da te, infatti. Tutto sbagliato, perfetto. Senti, allora, abbiamo detto. Salutiamo Ilaria che dice che saluta, un saluto grandissimo alla mia bellissima e fantastica star. E dice anche ti voglio bene e mi manchi, perché da tanto che non mi vedete. Sì, è vero, anzi la ringrazio in diretta per il bellissimo album di foto che mi ha fatto ricevere al Palapartenope il 22 maggio. Tu se non sbaglio sabato sei andata a fare un concerto a Napoli, com'è andato? Sì, è andata benissimo, ho cantato una canzone che si chiama Song for Eddie, che uscirà il 1 giugno su tutte le piattaforme digitali ed è dedicato a un bambino e a tutta l'associazione che segue le famiglie con figli con distrofia muscolare di Duchenne Becker. Ok, per cui oltremodo una bella cosa, ecco. Allora ricordiamo, visto che ci siamo, che noi lo diciamo tutte le puntate, i dischi, le canzoni si comprano, sì, non si scaricano. Infatti, e tra l'altro questa, essendo su iTunes, insomma costa 99 centesimi, è giusto proprio il costo di un caffè. Diciamo che si scaricano anche legalmente, ma sì, sì, cioè, certo, sì, sì, sì. E comunque insomma si fa del bene per questa associazione, Parent Project, e insomma aiutiamo questo piccolo angioletto, Eddie. Allora, a proposito di piccolo. Esatto, no, questa canzone la prossima canzone noi la dedichiamo tutte le settimane ai bambini, perché devono contare, capire che cos'è lo spirito del rock. Adesso mettiti le mani sulla cuffia, ascolta bene questo pezzo e comincia a saltare con noi. Ok. Ciao con Spirito del Rock. Ci vogliono 10 minuti solamente, perché sì, lei deve salutare tutti quelli che ci hanno scritto. Allora annunciamo che con tutti i messaggi che stanno arrivando, allora la puntata finisce alle 9:30, poi dalle 9:30 alle 10, visto che non c'è stasera Notti Magiche, dopo risponderemo a tutti i messaggi, sì, che ci stanno mandando, perché cioè, voglio dire, è una roba grandissima come potevo immaginare. Senti, a proposito, abbiamo anche già una chiamata in diretta. Vai! Pronto? Sì, pronto. Io sto ragazzo lo conosco, io no, non ho il piacere, però mi fa piacere che sia in contatto con noi. Lui lo presentiamo a Cassandra, lui è un giovanissimo rapper corsichese. Ah, buono, un rapper allora è buono, buono, buono. Non è il classico rapper, diciamo, da parolacce, spinte, eccetera. Scusa, eccetera, se ti interrompo, corsichese, spiega, perché uno che abita a Caltanissetta. Beh, se mi dico Caltanissetta. Periferia di Milano. Ecco, esatto, te lo deve dire lui. Periferia sud di Milano. Ecco, perfetto, già ci siamo meglio, perché uno che abita a Barletta, giustamente, corsichese, dice, è a Corsico. Allora, dici un po'. Sì, io volevo sapere perché non passate molti pezzi rappati in radio. E lo sapevo che ci sgridava. Guarda, il problema è che noi ne abbiamo di pezzi, ne abbiamo, ci arrivano tanti pezzi, tra cui anche pezzi rap. Però ovviamente poi dobbiamo seguire anche una linea editoriale della radio, che è gestita dal nostro direttore musicale Francesco e anche dal nostro presidente Maurizio Vinci. No, partiamo dal discorso che molti dei tuoi colleghi nei loro testi non è che sono un po' pesanti, sono un po' pesantini, insomma. Io ho sentito i tuoi, anzi invito tutti ad andare su YouTube a cercare anche i tuoi pezzi, e anzi, a me piacciono molto. Ma anzi ti diremo di più, tanto con Cap sei pure in contatto, per cui mi stavo incartando, con Cap sei pure in contatto, che strano, esatto. Per cui fai una cosa, tu passa il tuo CD a Cap, noi lo ascolteremo, lo faremo ascoltare, Cap lo sentirà e poi vedremo magari di poterlo inserire in classifica. Garantire non garantiamo nulla, perché come potrai immaginare abbiamo tantissimi pezzi e sentiamo un po' di tutto, però questo non vuol dire che non debba passare, anzi ci mancherebbe altro. Va benissimo. Anche perché poi il rap è una delle mie cose preferite, anch'io ascoltavo dai tempi indietro, ascoltavo i Run DMC e tutto il resto, per cui voglio dire, però e Bevo, comunque sappi che noi ti vogliamo bene in quanto musicista, insomma. Esatto, esatto. Anch'io. E qui c'è anche Cassandra che ti saluta anche lei. Che ciao! È un saluto anch'io da parte mia. Ciao, io non sono molto rapper, però mi piace anche a me molto il vostro genere, ecco. Ah, ok, allora dopo che ascolti le mie canzoni ti innamorerai anche tu del rap. Ah, perfetto. Modestia. Guarda che abbiamo qua il fidanzato. Molto contento adesso. Va bene. Senti, noi ti ringraziamo e ti ripeto, facci avere il tuo CD e faremo in modo di vedere di riuscire a passare un pezzo rap in classifica, e sarà un pezzo di rottura, nel senso che non ce l'avremmo mai avuto, ok? Va benissimo. A presto, ciao, grazie. Ciao, ciao.
Allora, io volevo ripetere una cosa, siccome ci sono 10.000 messaggi in MSN che stanno coprendo il monitor, adesso stiamo assumendo un cococò per rispondere ai messaggi, perché sennò e qualcuno telefoni anche in diretta, ripeti il numero, dai. Allora, il numero è sempre solito, è 02 55 18 05 81. Certe cose non si possono dire in diretta, però io la dico che me ne frega. Il mio socio è in una posa, tra un po' si scioglie, è un ghiacciolo in questo momento. Sarà il caso magari. Sai cosa serve per buttare giù i grassi? Sì, esatto. Meno male che siamo già sotto qua. Salutiamo il presidente e ricordiamo che se magari un condizionatore fino a luglio, ma anche di seconda terza mano, ce lo desse. Mezzo scrauso proprio. Esatto. Visto che è pure felice per la vittoria della sua. Non parliamo di calcio. Di Valentino che è arrivato secondo e di Ivan Basso che è arrivato primo al giro. Grandissimo. Esatto, per cui magari se mandasse un condizionatore saremmo anche contenti. Senti, qua c'è adesso una tua collega calabrese. Mm-hmm. Ricordiamo agli amici calabresi di chiamarci. Insomma. Esatto, che lei è stata in studio con noi. È stata qui nostra ospite, lei è Roberta Cartisano. E il pezzo lo facciamo dire a Cassandra, vai. Adesso ascoltiamo Roberta Cartisano con Traballante Umanità.